Partiranno nei prossimi giorni i lavori per la riqualificazione dell'ultimo tratto di via Roma a San Martino Siccomario, un intervento atteso da tempo dai cittadini per il quale il Comune ha investito circa 600.000 euro. Oltre al rifacimento dell'asfalto e al posizionamento dei cordoli ai lati delle carreggiate, il progetto prevede anche una serie di modifiche per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti. Allora, il cantiere è stato ufficialmente avviato ieri con la consegna dei lavori all'impresa. Casualità vuole che l'impresa appartiene alla zona, alla prima zona rossa colpita in Italia, quindi un buon segno anche per la ripresa economica. È un appalto, diciamo, sostanzialmente intorno ai 500.000 euro di valore complessivo, per un quadro economico dell'intervento di circa 600.000 euro. Ma per che cosa? Per uno degli interventi più sentiti dei sanmartinesi, cioè il completamento della riqualifica di via Roma, che oltre a continuare, diciamo, la linea di quanto già fatto nel primo tratto, diciamo, dalle amministrazioni precedenti, questa qui andrà, diciamo, sostanzialmente a inserire elementi legati alla sicurezza, quindi oltre, diciamo, agli elementi di qualifica urbanistica tradizionale, comprensivi di cordoli, diciamo, di pregio, e piuttosto che elementi di verde caratterizzanti, ci saranno anche elementi di sicurezza, perché nascerà la prima zona 30, quindi nella parte proprio centrale, diciamo, verrà rallentato il traffico delle auto fino a permettere una convivenza, diciamo, più tranquilla tra auto e biciclette, che tutto sommato è sostanzialmente quello che ci viene raccontato anche dell'esigenza di emergenza di oggi, nel quale prevediamo un incremento dell'utilizzo della mobilità dolce. I lavori dovrebbero durare circa 6 mesi e concludersi a dicembre. Con l'inizio del nuovo anno, la via principale di San Martino avrà un volto completamente diverso. Oltre alla segnaletica orizzontale e verticale, il progetto prevede anche un cambio nel colore dell'asfalto per segnalare la zona dove vige il limite dei 30 km orari. Non è escluso che possano venire posizionati anche dei velox fissi per garantire il rispetto del limite di velocità. Sì, useremo gli accorgimenti oggi consigliati, per cui l'asfalto cambierà di colore in prossimità della zona 30, ci saranno delle segnaletiche a terra che inviteranno l'automobilista a considerare il fatto che sta cambiando il suo contesto, diciamo, di viabilità, quindi prendere in considerazione una situazione più prudente. Questo chiaramente affiancato, diciamo, agli strumenti classici coercitivi legati, diciamo, a sanzioni o altri, diciamo, dispositivi. Però il primo elemento è quello di invitarli autonomamente a, diciamo, riconoscere il fatto che in quel punto lì serve cautela e moderazione.